anche il vostro respiro. E poi teniamo queste due, diciamo, qualità un po' opposte, nel mezzo ci potrebbe essere tanto, quindi dal tanto tanto tondo con tutte le sfumature al tanto tanto spigoloso, e sceglietene una o l'altra o una via di mezzo per portare in giro un'altra forma bassa, molto bassa, un livello bassissimo. Come cambia la forma se cambia anche il livello? E qual è la qualità? Qual è il movimento? Qual è la velocità? È tonda, ma sei aumentata. Quello che volete, no? Ora potete... No. Non entro in me. E poi cambiate, portate in giro con le forme che più vi interessano, una forma alta, molto alta, altissima. Come è possibile questa forma? E potreste poi aggiungere tanti tanti altri dettagli che curano, definiscono le vostre forme. Camminate semplicemente. E ora, tra rotondità, spigoli, diversi livelli, qualità di movimento fluide, staccate, veloci, lente, provate camminando a entrare nella forma, nel personaggio della vostra Titania. Cosa la qualifica? Cosa la caratterizza rispetto anche a tutto quello che abbiamo elencato? Quali sono le caratteristiche che proprio la rendono riconoscibile? Poi a un certo punto incontra la sua fata preferita e entrate nelle forme, nelle sembianze, nelle attitudini della fata. Immaginate proprio una conversazione, un dialogo tra Titania e la fata, e quindi in un certo momento c'è Titania e poi appare la fata. Com'è questo? Ricordate quello che avevamo detto, no? Del cambio netto di forma. Quindi in maniera netta passate da una all'altra. Poi in lontananza inizia a arrivare Oberon. Come arriva Oberon? Quali sono le sue caratteristiche fisiche e come le porta in giro nello spazio? E Oberon incontra Puck. E come cambia? Come cambia? Oh, c'è una vibrazione in atto appena arriva Puck. E fate lo stesso dialogo che avete fatto tra Titania e la fata. A un certo punto c'è Puck e poi immediatamente cambia e c'è Oberon. Puck e Oberon.
Fermatevi in un punto, qualsiasi punto va bene. Chiudete gli occhi. E rimanendo sul posto, passate da un personaggio all'altro, ve li dico io, ve li dico io. Opero, stando sul posto, stando fermi sul posto. Opero. Un esercito di opero. Fate la vostra statua di opero, siete proprio fermi in un'unica forma. Puh. Fermi, fermi, trovate subito la forma, fermi, formo il fotogramma. Titano. E la fa. E riprendete a camminare in maniera neutra. E così per avere una chiara idea di insieme, per un attimo camminate, camminate, spostandovi, tutte fatte. Tutte fatte. Continuate, continuate, continuate. E tutti ove. Tutti i titani. Fate. Puk. Over. Fate. Titani. Oberon. E fermatevi in un così e fermate come fate. È facile.